Il film si apre su un'isola sperduta dove molte persone benestanti cenano in uno strano ma esclusivo ristorante. Quando le persone più ricche del mondo si annoiano con i loro soldi, questo ristorante è dove vanno per riportare la gioia nelle loro vite. Lo chef dice a tutti come ha ucciso suo padre con delle forbici infilzate alla gola e tira fuori un piatto che rappresenta l'incidente. Gli ospiti non sanno che questa esperienza culinaria sarà diversa da come si aspettavano. Successivamente, il film passa a poche ore prima. Un giovane ricco di nome Tyler sta facendo una sorpresa alla sua ragazza Margot con un appuntamento a cena. La giovane coppia andrà in un esclusivo ristorante chiamato Hawthorn, di proprietà e gestito dal famoso chef Julian Slovic, e situato al centro di un'isola privata. La coppia prende una barca per l'isola, dove vengono raggiunti da altri ricchi, tra cui una critica gastronomica e il suo editore, una star del cinema e il suo assistente personale, e tre ricchi soci in affari. Un'altra ricca coppia, Richard e Anne, si unisce al gruppo e sembra che Margot e Richard si conoscano. Ben presto gli ospiti giungono a destinazione e vengono accolti nell'isola dalla capocameriera Elsa. Lei conduce gli ospiti verso il ristorante, mentre fa fare loro un giro dell'isola. Gli ospiti visitano anche gli alloggi del personale del ristorante. Elsa afferma che il personale è come una famiglia l'uno per l'altro e iniziano la giornata alle 6 e finiscono alle 2 del mattino. Finalmente gli ospiti entrano nel ristorante e prendono posto. Nella cucina aperta, vediamo gli chef che preparano meticolosamente la cena, prestando estrema attenzione ai dettagli. Prima di scusarsi, Elsa ordina agli ospiti di non fotografare i piatti, siccome chef Slovic dice che la bellezza delle sue creazioni sta nella loro natura effimera. Successivamente, lo chef Slovic arriva in cucina, ed Elsa gli racconta dell'ospite non registrato di Tyler, Margot. Qui veniamo a sapere che Tyler aveva prenotato due tavoli al ristorante circa un anno prima, ma a quel tempo aveva una relazione con qualcun altro. Ciò significa che Margot tecnicamente non è registrata per essere lì. Slovic chiaramente non ne è contento, ma decide di lasciar perdere. Nel frattempo, la cena sarà di 6 portate, e la prima viene servita. Mentre gli ospiti iniziano a mangiare, Tyler fa di nascosto uno scatto alla pietanza. Tutti sono in soggezione per il piatto, ma Margot non è impressionata. Lo staff serve quindi il secondo piatto, e lo chef Slovic si rivolge finalmente ai suoi ospiti. Lui esorta tutti a non mangiare, ma ad assaggiare, assaporare, gustare e sentire. Spiega poi il piatto agli ospiti e cosa rappresenta. Margot non è in grado di comprendere il monologo dello chef, ma esso riesce in qualche modo a far piangere Tyler, che continua a fare foto nonostante abbia paura di entrare nella lista nera dello chef. Tyler dice che adora il posto, ma Margot denigra il cibo, dicendo che è nella media. Successivamente, lo chef serve agli ospiti porzioni estremamente ridotte di 5 diverse salse. Tuttavia, non dà loro il pane perché crede che sia il cibo dei contadini. Gli uomini d'affari trovano l'intera faccenda estremamente ridicola e chiedono del pane. Quando Elsa rifiuta fermamente, il gruppo minaccia di far fallire il ristorante perché sono amici dell'uomo che l'ha finanziato. Elsa si rifiuta comunque di dar loro del pane e dice loro che mangeranno il cibo che viene loro servito. Dall'altra parte, anche Margot odia il concetto e si rifiuta di mangiare. Questo attira l'attenzione dello chef che le chiede se va tutto bene, e Margot gli dice senza mezzi termini che non c'è molto da mangiare. Dopo l'imbarazzante incontro, lo chef si avvicina a una donna anziana che mangia da sola, che si scopre essere sua madre. Nel frattempo, Margot continua a guardare il ragazzo ricco, Richard. Questo rende sua moglie Anna sospettosa, ma lui respinge rapidamente le sue preoccupazioni. Dopo un po', lo chef introduce la portata successiva che si chiama Memory. Ricorda poi il giorno in cui suo padre è tornato a casa ubriaco e ha litigato con sua madre. Le cose si sono rapidamente intensificate e il padre di Slovic l'ha strangolata con un cavo telefonico. Un giovane Slovic è quindi intervenuto in un attimo, accoltellando suo padre alla coscia con delle forbici. Gli ospiti trovano la storia inquietante, ma la mettono da parte pensando che sia falsa. Poco dopo gli viene servita della carne affumicata con dei tacos. Sorprendentemente, ogni singolo tacos ha un'immagine stampata su di esso, che evoca forti ricordi tra gli ospiti. I tacos della critica gastronomica contengono immagini dei ristoranti che ha recensito. I tacos dell'attore cinematografico hanno una foto del suo più grande flop. Allo stesso modo, i tacos degli uomini d'affari hanno i dettagli dei loro conti bancari legali. Chiamano immediatamente Elsa e chiedono di sapere come il ristorante ha trovato questi dettagli e minacciano perfino di far chiudere il posto. Tuttavia, Elsa si rifiuta di rivelare la cosa e se ne va. Nel frattempo, i tacos di Anna hanno foto di Richard e di una giovane donna sconosciuta. Lei gli ordina di spiegare, ma Richard afferma di non avere idea di cosa significhino queste foto. Il tacos di Tyler ha invece una foto di lui che fotografa di nascosto il cibo di Slovic prima. Lui va nel panico
e si chiede se dovrebbe andare a chiedere scusa a Slovak. Intanto Margot è furiosa che lo chef abbia fatto una cosa del genere e insiste per rispedire il cibo in cucina. Tyler le ordina sgarbatamente di smetterla di comportarsi come una bambina, ricordandole che è lui a pagare la cena. Questo fa arrabbiare Margot e lei se ne va. In bagno arriva poi lo chef e le chiede chi sia. La donna si presenta come Margot, ma Slovak continua a dire che non sarebbe dovuta essere lì quella sera. Più tardi, Margot torna al suo posto e lo chef Slovak procede a presentare il suo protetto Jeremy, che ha apparentemente creato il prossimo piatto. Gli fa momentaneamente i complimenti, ma all'improvviso cambia atteggiamento e inizia a parlare in modo sgarbato. Slovak dice che Jeremy non potrà mai essere un grande chef, perché vuole solo essere un sostituto. Proprio in quel momento, Jeremy commette l'impensabile. Tutti sono scioccati e inorriditi, ma Slovak dice loro che fa parte dello spettacolo. Qualche tempo dopo tornano ai loro tavoli, ma Richard insiste per andarsene. Elsa più volte gli chiede di tornare al suo posto, ma si rifiuta di ascoltare. Di conseguenza, il personale del ristorante lo afferra e gli taglia l'anulare, con grande orrore di tutti. Gli ospiti vengono quindi avvertiti che riceveranno una punizione molto peggiore se dovessero anche solo pensare di scappare e rovinare la cena meticolosamente pianificata dallo chef. In quel momento tutti iniziano a farsi prendere dal panico, ma un Tyler impassibile continua ad assaporare il suo pasto. Poco dopo, Margot viene chiamata in cucina da Slovak e lui le chiede nuovamente chi sia. Le dice di dire la verità, perché ha pianificato meticolosamente questa cena e la sua presenza non pianificata sta rovinando tutto. Le dice anche che moriranno tutti quella notte. Slovak concede a Margot 15 minuti per scegliere tra l'opzione di morire con chi dà o morire con chi prende. Sconvolta e spaventata, torna al suo tavolo in lacrime. Prima della portata seguente, Slovak permette ai suoi ospiti intrappolati di fargli domande e un uomo chiede perché sta facendo tutto questo. Slovak spiega che si è stancato di gestire il suo ristorante per una serie di motivi. Ha perso la passione per il suo mestiere e ogni ospite qui stasera ne è responsabile in un modo o nell'altro. La critica gastronomica è stata invitata a cena perché ha chiuso molte attività a causa delle sue recensioni negative, mentre il suo editore è colpevole di aver consentito il suo comportamento. Nel frattempo, Richard e Anne sono clienti abituali del ristorante, ma non apprezzano mai il cibo. Slovak scommette che la coppia non è nemmeno in grado di nominare un piatto che è stato servito loro. Racconta poi a tutti dell'angelo investitore che ha finanziato questo ristorante. Viene rivelato che, all'esterno, Slovak ha sospeso l'uomo sopra l'acqua. Dice che l'uomo ha una malsana ossessione per i profitti e che ha duramente denigrato il menù del ristorante innumerevoli volte. Mentre tutti guardano con orrore, Slovak affonda l'uomo nell'acqua e lo annega. Dopo 15 minuti, chiama Margot nel suo ufficio e le chiede di prendere una decisione. Quest'ultima sostiene che lei non appartiene a questo posto, quindi dovrebbe lasciarla andare. Slovak la raggruppa però insieme al personale, dicendo che può facilmente dire che non proviene da un ambiente ricco. Le chiede poi della sua relazione con Richard, perché lo ha tenuto d'occhio tutta la notte. Infine, Margot dice la verità e rivela che in realtà è una escort, e il suo vero nome è Erin. Richard è il suo ex cliente che l'aveva pagata profumatamente in passato. Sentendo questo, Slovak empatizza con lei e menziona che anche lui ha avuto la sua giusta dose di cattivi clienti. Dice che amava cucinare, ma ora non ha più quel vigore in lui. Prima di tirare fuori il piatto successivo, lo chef Slovak chiede a Tyler di rivelare perché è lì. Sorprendentemente, quest'ultimo dice che voleva mangiare in questo ristorante da molto tempo e quando finalmente ha avuto l'opportunità ha comunque prenotato anche quando gli è stato detto in anticipo che tutti sarebbero morti. Tyler rivela anche di aver assunto Erin per accompagnarlo poiché aveva prenotato un tavolo per due, ma la sua ragazza l'ha lasciato e senza compagnia la sua prenotazione sarebbe stata annullata. Questo fa infuriare Erin e lei lo attacca, ma il personale interviene rapidamente e la calma. Poco dopo, Slovak chiama Erin nel suo ufficio e le chiede di aiutarlo a preparare l'ultima portata, il dolce. Come primo compito le chiede di andare a prendere un barile dall'affumicatoio, cosa che lei accetta di fare con riluttanza. Nel frattempo, la star del cinema si alza e chiede di sapere perché viene punito. Slovak rivela che ha guardato il film dell'attore intitolato Calling Dr. Sunshine e lo ha odiato. Dice che l'ha visto anni fa in una domenica intensa, nel suo unico giorno libero dal suo lavoro stressante, ma il film gli ha completamente rovinato l'umore. Slovak rivela che il ricordo della sua faccia in quel film lo ha perseguitato da quel momento. Altrove, invece di andare all'affumicatoio, Erin irrompe nel cottage di Slovak dove si imbatte in una stanza chiusa a chiave. Lei prova a entrare, ma presto Elsa si presenta e la affronta con un coltello. Segue quindi una lotta, ed Erin finisce per uccidere Elsa per sbaglio. È inorridita dall'incidente,
ma si riprende rapidamente ed entra nella stanza di Slovik usando le chiavi di Elsa. Dentro, si imbatte in fotografie e articoli di giornale scritti su Slovik e vede i numerosi riconoscimenti che ha ricevuto nel corso degli anni. In tutte le immagini appare triste e arrabbiato, tranne in uno dei suoi giorni da adolescente quando lavorava in una catena di fast food. Li faceva gli hamburger e aveva vinto il premio per l'impiegato del mese. Successivamente, Erin nota una radio nella stanza e la usa per allertare la guardia costiera della questione. Torna quindi al ristorante con la botte. Slovik fa sedere di nuovo Erin e spiega che sta facendo tutto questo perché uno chef dovrebbe servire dell'ottimo cibo ai clienti, ma le persone non vogliono il buon cibo ma invece un'esperienza. Per questo molti chef non fanno il loro lavoro con amore, ma sotto pressione, e di conseguenza l'arte dello chef viene messa da parte. Poco dopo arriva una barca della guardia costiera, e prima di far entrare il personale nel ristorante, Slovik mette in guardia tutti dal denigrarlo. La gente dice a Slovik di aver ricevuto una denuncia per omicidi multipli in quel posto, ma lo chef furbo risponde che va tutto bene. Proprio in quel momento la gente riconosce la star del cinema e chiede il suo autografo. Quest'ultimo accetta felicemente, ma invece di fare la sua firma scrive "Aiutami". Mentre se ne sta andando via la guardia si accorge di ciò e tira fuori la pistola minacciando di sparare allo chef. Finalmente tutti gli invitati tirano un sospiro di sollievo e procedono a raccontare tutto alla gente. Sfortunatamente, viene rivelato che la guardia ha in realtà in mano una pistola finta. Slovik poi rivela che l'agente è uno dei suoi chef che si era travestito da guardia costiera. Lui dice anche a Erin che è a conoscenza del fatto che ha cercato di chiedere aiuto. Slovik procede quindi a servire l'ultima portata, ma Erin escogita rapidamente un piano. Annuncia quindi che non le è piaciuto il suo cibo e vuole rispedirlo indietro. Questo sconvolge Slovik, che vuole sapere cosa non le piaceva del suo cibo. Erin risponde che le ha tolto la gioia di mangiare, e tutto ciò che ha servito è stato un esercizio intellettuale piuttosto che qualcosa che facesse venir voglia di essere gustato. Dice anche che il cibo non sembra essere fatto con amore, e afferma che non solo ha fallito, ma l'ha anche annoiata ed è ancora affamata. Questo ferisce l'ego dello chef squilibrato, e lui le chiede cosa vuole mangiare. Erin usa quindi questa possibilità per richiedere un tradizionale cheeseburger americano con delle patatine fritte. Infuriato, Slovik entra velocemente nelle cucine e inizia a cucinare. Mentre è lì, gli vengono in mente i giorni della sua giovinezza, quando era molto più felice e allegro. Dopo un po' l'hamburger è pronto, e lo serve a Erin. Sorprendentemente, lei lo ama e infine loda il suo cibo. Questo lo rende il più felice che sia mai stato negli ultimi decenni. Erin poi gli dice che le ha servito più cibo di quanto lei possa mangiare, e gli chiede se può portare il resto dell'hamburger a casa. Slovik pensa brevemente tra sé e accetta di impacchettare il resto del cibo. Erin è internamente sollevata e dà una mancia a Slovik prima di andarsene. Mentre se ne va si ferma brevemente a guardare gli altri ospiti, chiedendosi se dovrebbe lasciarli morire, ma Anne la incoraggia ad andare a salvarsi. Dopo che Erin è andata via, Slovik ringrazia tutti per aver cenato e rivela che ognuno di loro rappresenta la distruzione della sua arte e della sua vita. Adesso, diventeranno parte di ciò che spera sia il suo capolavoro. Slovik e il suo team di chef preparano quindi il piatto finale, rendendo ogni ospite, che finalmente ha accettato il proprio destino, una parte di esso. Alla fine, dà fuoco a tutti, compreso se stesso. Nel frattempo, Erin si allontana dall'isola su una barca, mentre Othorn brucia tra le fiamme. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!